Allora, noi abbiamo tutti 24 ore di tempo e diciamo iniziamo a lavorare la mattina alle 6, alle 7, alle 8, siamo pieni di energie e pieni di tempo. A mezzogiorno abbiamo un po' meno energie e un po' meno tempo, alle 5 abbiamo molte meno energie e molto meno tempo. Motivo per cui le cose più importanti e che richiedono più tempo vanno messe in cima. Le cose che sono, cioè i meeting, le call, tutto quanto ci... diciamo, ci distrae, tra virgolette, dal fare quello che dobbiamo fare, va in coda. È più facile fare, cioè io per fare una call non ho bisogno, cioè poi chiaramente una call può essere dirimente o meno, ma è comunque una call. Cioè a meno che non sia, se non, che non sia la mia attività fare quella call, probabilmente quella call definirà dell'attività che devo svolgere. Quindi è meglio farla alle 5 del pomeriggio, e poi mettere in calendario le cose. La mattina è dedicata a fare le cose. La mattina è ideale, poi è difficile per tutti e non sempre ci si riesce, ma la mattina ideale è a telefono spento, mail chiusa, ti metti lì, c'è la lista delle cose da fare, le fai. Quando hai finito di farle, senti il telefono, vende la mail, aggiorni, fai le call, fai i meeting, pianifichi il giorno dopo e riparti. Chiaramente, cioè, quando sei fresco e hai tempo, lo investi nel fare le cose e nel fare bene le cose che richiedono più tempo. Ipotizzo di dover scrivere di avere due cose da fare: business plan, 3 ore di lavoro, aggiornare il sito 10 minuti. Se cominci dai 10 minuti del sito, ti rimangono 10 minuti in meno per fare il business plan. No? E le tue migliori energie le hai spese a fare una cosa che è meno importante di quell'altra e che richiede sicuramente più tempo, no?